Ultima lezione abbiamo parlato delle fusioni in forma transitoria. Abbiamo esaminato le, forme di le tecnologie di fusione più comuni, la fusione in terra nera, il call box, shell molding. Accendiamo ancora ad un intervento che occorre fare talvolta per migliorare la qualità del getto fuso. Abbiamo detto fin dall'inizio che uno dei problemi che eh, nascono durante il raffreddamento del metallo e la formazione del cono di ritiro. In alcuni casi eh, l'impiego della materozza che abbiamo visto essere il sistema normalmente impiegato per correggere il fenomeno del cono di ritiro, a volte la materozza non funziona, non funziona perché non riesce ad arrivare ad alimentare le parti. Questo capita quando nel nell getto eh, esistono delle sezioni eh, di spessore di, differente e in particolare una sezione di, di dimensione maggiore è racchiusa da sezioni di dimensione minore. Guardiamo un attimo, in un'immagine, un che cosa voglio dire con questa affermazione. Ecco, se voi guardate eh, questo caso in cui abbiamo due elementi che si raccordano tra di loro, o quest'altro in cui vedete che ci sono tre elementi o cartelle che si raccordano tra di loro, noterete che la parte centrale, cioè questa zona, eh, risulta di dimensione maggiore che non le parti circostanti. Quindi cosa succederà? Che in fase di raffreddamento raffredderanno prima queste zone e soltanto in un secondo momento raffredderà la parte centrale. Quindi a questo punto cosa succederà? Succederà che in questa zona centrale si andrà a formare un cono di ritiro. E non, e non potremo in nessun modo intervenire attraverso l'uso di una materozza. Allora, in, in queste situazioni si fa ricorso ad un raffreddatore. Il raffreddatore è formato da questi elementi che possono essere o dello stesso materiale eh, del getto, oppure in alcuni casi, laddove ciò non sia pregiudiziale ai fini eh, della qualità del prodotto finale, possono anche essere di rame. Questi elementi, come vedete in questa eh, quest immagine, sono sistemati nella zona che, come abbiamo visto ha un tempo di raffreddamento più lungo delle zone circostanti. Allora che cosa succede? Il raffreddatore durante eh, la fase, eh, quando verrà investito dal getto eh, caldo, eh, assorbirà del calore perché dovrà fondere, quindi una parte del calore che il getto possiede in quel punto viene assorbito dal raffreddatore, il quale eh, deve per la sua fusione, quindi come calore di fusione del raffreddatore. Questo vuol dire che quella zona si raffredderà più velocemente e quindi eh, avremo in questo modo rimediato al danno che eh, in precedenza avevamo sottolineato. Il raffreddatore però può avere un'altra funzione e la vedremo meglio nel, eh, in una delle lezioni successive. Cioè, il raffreddatore può anche essere posto in una zona del getto per invece favorire eh, la velocità di raffreddamento, cioè aumentare la velocità di raffreddamento. Perché? Perché, come abbiamo già anche in, eh, indicato, aumentando la velocità di raffreddamento si modifica la struttura del materiale. Quindi, l'introduzione di un raffreddatore può essere utilizzato per modificare eh, la struttura del materiale in una zona, per esempio far, favorire la formazione di, di una lega, o meglio di una struttura più dura, e questo per motivi funzionali dell'oggetto che andiamo a produrre. E quindi il raffreddatore può svolgere anche una funzione diversa da quella che abbiamo in, in, spiegato. Detto questo possiamo passare ad esaminare altre, altre due tecnologie di fusione in forma transitoria un po' particolari. La prima eh, che eh, vedremo è una tecnologia che viene chiamata di microfusione. La microfusione è una tecnologia molto antica, già l'uomo eh, circa 4.000 anni prima della nascita di Cristo ha impiegato questa tecnologia per produrre oggetti artistici. Questo processo eh, storicamente prendeva il nome di eh, processo in cera persa, che mh, i, i, è stato utilizzato fin dalla più antica eh, storia dell'uomo eh, per la produzione eh, per esempio di statue o altri oggetti ornamentali. E nel Duomo di Augusta in Sicilia eh, un'antica lapide in bronzo di era diciamo medievale eh, in un... Latino un po' zoppicante e in questa lapide troviamo scritto: Otto me care fecit curatque per era, che tradotto vuol dire Otto mi fece in cera e Conrad in bronzo. Cioè, Otto costruì l'oggetto in cera e Conrad trasformò questo oggetto in cera in bronzo. Benvenuto Cellini ci ha lasciato una descrizione molto accurata del processo che egli dovette seguire per produrre il Perseo. In che cosa consiste la tecnica, almeno nella sua forma tradizionale? L'artista o l'artigiano produce l'oggetto che vuole poi successivamente produrre in bronzo o in altra lega, ma normalmente per gli oggetti astici il bronzo il materiale che viene utilizzato, quindi produce l'oggetto in cera. Questo oggetto in cera viene poi ricoperto da un materiale refrattario con il solito elemento legante, questo eh, involucro che racchiude l'oggetto in cera viene poi eh, cotto in maniera tale da provocare da un lato eh, l'essiccazione del materiale di rivestimento e dall'altro l'eliminazione della cera dall'interno. Quindi, alla fine noi abbiamo prodotto un guscio vuoto nel quale verrà introdotto il metallo fuso. Questa tecnologia eh, diciamo tradizionale eh, e può essere utilizzata eh, in forma industriale per produrre oggetti eh, di elevata precisione e anche con forme particolarmente intricate. È una tecnologia che consente, per esempio, di produrre degli oggetti senza far ricorso ad anime, eh, con una grande definizione di dettaglio, con un'ottima finitura superficiale e anche con ottime eh, tolleranze dimensionali sull'oggetto finito. Industrialmente questa tecnologia è relativamente recente, come un po' tutte le tecniche di fusione. Dobbiamo, pensiamo che questa tecnologia applicata nella seconda metà diciamo, di questo secolo, e quindi del Novecento, troviamo applicazioni industriali di questa tecnica. E che cosa si utilizza per formare il guscio, sempre parlando di una produzione di tipo industriale? Allora, per formare il guscio abbiamo ancora bisogno, come in tutte le fusioni eh, con forma transitoria, abbiamo bisogno di un refrattario e di un legante. In questo caso, il refrattario e il legante eh, sono almeno mh, un po' particolari, perché devono avere requisiti tali da produrre un guscio meccanicamente consistente. E come refrattario. Eh, l'elemento che è più utilizzato è l'ossido di, di zirconio. Si può anche usare la silice, che abbiamo visto essere il refrattario tradizionale delle fusioni in, in, eh, in forma transitoria, ma l'ossido lo di zirconio è l'elemento che si utilizza in prevalenza. Può anche essere usato l'ossido di alluminio. La polvere, cioè le dimensioni di questi grani, sono da 100 a 200 mesh. Cosa vuol dire questo numero? È il numero di maglie per pollice lineare. Eh, del setaccio attraverso cui la polvere passa quindi se io dico 100 mesh vuol dire grossomodo 25 centesimi di millimetro sono le dimensioni della maglia del setaccio attraverso cui questa polvere viene fatta passare quindi si usano delle polveri molto fini almeno per la parte che viene a contatto del pezzo vedremo poi che si possono usare eh, delle dimensioni della polvere eh, variabili Ecco come legante, uno dei leganti più impiegati è formato mescolando del tetraetil silicato con dell'acqua. Questo provoca una, un gel eh, nel quale troviamo dell'alcol etilico e dell'idrossido di silicio. E, questo elemento legante, eh, vedremo poi, unito alla, alla polvere, eh, subisce durante la fase di essiccatura eh, si ha l'evaporazione dell'alcol etilico e dell'acqua residua e quindi si ha la solidificazione della massa che poi verrà cotta, quindi verrà vetrificata a temperature nettamente superiori, eh, cioè con una temperatura variabile da 600 a 1200 gradi a, a seconda diciamo, della tipologia eh, del, del processo o, del, o meglio del legante che si impiega. In questo caso eh, si impiegano le temperature più elevate. Ecco, vediamo queste due fasi di essiccatura e di cottura eh, che importanza rivestono ai fini della funzionalità della forma. L'essiccatura ha una duplice funzione, quello di eliminare dalla forma eh, i residui di acqua e di alcol che ancora sono presenti e nel contempo eh, ha la funzione di far evacuare la cera dalla forma. La cera durante la fase di fusione, cioè di passaggio dallo stato solido allo stato liquido, aumenta di volume. Quindi è necessario contrastare la spinta che la cera esercita sulle pareti del guscio che così si è formato per evitarne la fessurazione. Per far questo si ricorre, diciamo, a due, eh, ci sono due eh, artifici a cui si fa ricorso. Il primo è quello di effettuare l'essiccatura all'interno di un'autoclave. È un, un forno nel quale eh, la pressione è superiore a quella atmosferica, e in questo modo eh, si esercita dall'esterno una contropressione che eh, diciamo reagisce alla spinta che la cera dall'interno esercita contro le pareti della forno. Ma nel contempo eh, il calore eh, nel forno viene immesso bruscamente. Questo che cosa provoca? Provoca la fusione della cera in, in, nello strato immediatamente adiacente alle pareti della forma, in modo tale che quando comincerà a fondere la massa della cera, troverà eh, sulle, eh, tra la, la massa della cera e le pareti dello stampo c'è già uno strato di cera fuso che fa da cuscinetta ammortizzatore e quindi riduce ulteriormente gli sforzi sulla, sulla forma. Ovviamente bisogna anche studiare la forma in modo tale che la cera possa essere evacuata in maniera fa facilmente, cioè la cera possa uscire eh, nella maniera più semplice possibile. Ecco, una volta fatto, eh, raggiunto lo scopo di far uscire la cera dalla mh, forma senza, senza avere la fessurazione, il, eh, il guscio che è così stato essiccato viene portato in un forno a temperatura molto più elevata per ottenerne la vetrificazione. La vetrificazione è il processo finale di trattamento della forma che conferisce alla forma quelle caratteristiche di resistenza meccanica che sono necessarie per eh, resistere poi agli, alle forze che si verificheranno durante la colata del getto al suo interno. Eh, lo studio quindi della forma è uno studio molto delicato eh, che va effettuato par particolare per particolare e, e questo è uno dei, dei motivi per i quali questa tecnologia è una tecnologia che soltanto poche eh, società nel mondo sono in grado di realizzare in maniera accurata, almeno dal punto di vista industriale. Vediamo adesso eh, di riepilogare il processo attraverso ancora un'immagine. Ecco, innanzitutto l'immagine ci spiega come industrialmente viene prodotta la forma di cera. Per produrre la forma di cera si costruisce un piccolo stampo che può essere metallico o in silicone, dipende eh, dalla quantità di, di elementi che dobbiamo produrre. Dallo, nello stampo viene iniettata la cera e quindi dallo stampo si estrae eh, un componente, cioè un elemento, un modello, quello che poi dovremmo riprodurre in metallo. Eh, I vari eh, se ne producono un certo numero e vengono assemblati assieme formando un grappolo. Eh, L'assemblaggio viene su questo bastone, questo bastone è nient'altro poi che il canale di colatta che verrà utilizzato per alimentare i vari elementi che formano il grappolo. Una volta che eh, i vari elementi sono stati assemblati, quindi avremo questo grappolo in cera, questo grappolo deve essere rivestito del materiale di formatura. Il materiale di formatura è una sorta di fango che è stato creato mescolando la polvere di refrattario con il legante, il grappolo viene immerso, poi viene estratto, viene spolverato ancora con polvere di refrattario, lasciato asciugare all'aria oppure in un forno a temperatura relativamente bassa. Dopodiché il proce questo processo di immersione eh, viene effettuato un, un numero successivo di volte fino a ottenere lo spessore desiderato eh, del, del guscio. A questo punto si passa alla fase di essiccazione che, eh, nel che servirà, come abbiamo detto, per liberare il guscio dalla cera e quindi si passerà alla fase finale di vetrificazione. Una volta che questo guscio vetrificato è stato prodotto, al suo interno viene versato il metallo fuso. A raffreddamento ultimato il guscio viene rotto, normalmente viene rotto per vibrazione, dopodiché i vari elementi verranno separati eh, dal grappolo e quindi formeranno i diversi oggetti che eh, rappresentano lo scopo finale della nostra operazione tecnologica. Adesso vediamo alcuni oggetti prodotti con questa tecnologia, vedete oggetti di forma disparata dalle palette delle turbine eh, alle punterie di una, di una vettura e qui oggetti per applicazioni diverse, possono essere particolari come questo per una macchina da cucire oppure particolari per che si trovano all'interno delle armi, eh, quindi oggetti di varia forma e di varia destinazione. Adesso vi mostrerò eh, alcuni, un oggetto prodotto con questa tecnica e quindi vi renderete conto del, dei vari elementi che sono necessari appunto per produrre il tutto. Eh, lo scopo della, della nostra operazione è quella di produrre questo coperchio, è un coperchio in lega leggera. Potete notare i dettagli, cioè per esempio queste scritte, e quindi eh, e anche se lo guardiamo nella parte interna potete vedere questi numeri, questo fa capire il livello di dettaglio che con questa tecnologia si riesce a produrre. Allora, per produrre questo oggetto, prima di questo abbiamo dovuto produrre eh, la forma in cera, quello che anche gli anglosassoni chiamano il pattern. Ecco, nel nostro caso questa è la forma in cera, che abbiamo prodotto per realizzare l'oggetto. Quindi potete vedere che la forma in cera riproduce esattamente eh, l'oggetto che noi poi otterremo in alluminio. Quindi vedete che tra la forma e l'oggetto c'è una perfetta corrispondenza. Ecco, naturalmente noi parliamo di cera, ma normalmente non, non è cera d'api, sono delle cere eh, prodotte dal petrolio, quindi sono delle cere eh, sintetiche. Ecco, una volta avuto questi oggetti si produce la nostra la forma. Ecco, in questo caso vedete che il grappolo è fatto per realizzare due e due, quattro elementi. Eh, il canale centrale di colata è stato eliminato per mettere in evidenza questa retina che qui vedete colorata in azzurro ed è posta all'interno della forma, che ha la funzione di bloccare eventuali scorie presenti nel liquido, che, nel, nel materiale di colata che verrà poi inserito all'interno della forma. Queste due protuberanze rappresentano eh, i due canali attraverso i quali fuoriesce il liquido quando la forma è stata completamente riempita. Ecco, per eh, la, la forma vedere come è fatta all'interno, qui abbiamo un pezzetto, di, un, altro, eh, un pezzetto rotto di forma e quindi vedete il guscio, vedete lo spessore del guscio e potete notare qui all'interno questa vernice che qui ha questo colore azzurro. Eh, questa vernice è un, un prodotto particolare che ha la funzione di migliorare la struttura del materiale metallico che viene poi a contatto con questo. Eh, è un, un elemento che favorisce la, la formazione di una struttura globulare nel materiale eh, fuso che eh, verrà con essa a contatto. Ecco, con questa tecnologia si producono oggetti anche abbastanza delicati, come per esempio questa protesi che vi ho fatto vedere in un, nel primissimo filmato, una, una protesi d'anca realizzata in acciaio speciale. Con questa tecnologia si producono anche le valvole cardiache. C'è ecco, da dire ancora una cosa a completamento del, eh, di quanto abbiamo detto sulla, eh, sul processo di essiccatura e sulla cottura successiva della forma. Ed è questo, Il, la cera che noi impieghiamo non deve, lascia, deve lasciare pochissimi residui alla fine della fase di essiccatura all'interno della forma. Perché? Perché se rimangono dei residui di cera, durante la fase di vetrificazione la cera brucia e lascia dei depositi carboniosi. Questi depositi carboniosi possono essere dannosi ai fini della, eh, delle fasi successive, per esempio nel caso della produzione delle valvole cardiache, è assolutamente eh, da evitare la formazione di residui carboniosi perché determinerebbero lo scarto dell'oggetto poi prodotto. Quindi eh, la, la, la cera deve avere delle qualità tali da non lasciare depositi all'interno della forma al termine della fase di essiccazione. Eh, abbiamo visto eh, quindi questa tecnologia che è una tecnologia molto particolare, adesso ne esamineremo un'altra che ha alcuni punti di contatto con questa e che serve a produrre però oggetti di dimensioni molto grandi. Con la tecnologia della microfusione non si possono produrre oggetti molto grandi per il problema a cui abbiamo accennato e cioè della dilatazione della cera. Se l'oggetto è molto grande eh, la dilatazione della cera è in termini assoluti elevata e anche se abbiamo pro, mh, diciamo, eh, costruito la forma in maniera tale da facilitare l'evacuazione della cera e comunque se la massa è troppo elevata eh, non si riesce ad evitare la fessurazione della forma o comunque il processo a questo punto diventa estremamente poco affidabile. Allora, per oggetti di dimensioni molto elevate il processo in cera persa non, eh, non è eh, utilizzabile. All'incirca verso la, la fine degli anni 50... E fu depositato in, negli Stati Uniti un brevetto eh, nel quale veniva impiegato come materiale per costruire la forma il polistirolo espanso, cioè quel materiale bianco che voi tutti avete presente perché costituisce un elemento fondamentale dell'imballaggio di moltissimi oggetti o dei contenitori per il gelato. Il polistirolo espanso eh, veniva utilizzato in questo modo, il polistirolo espanso, in polistirolo espanso si costruisce il modello, Dopodiché con un materiale di formatura viene ricoperto questo modello e viene lasciato all'interno della forma. Dopodiché si cola il metallo fuso. Naturalmente il metallo fuso venendo a contatto col polistirolo espanso lo fa evaporare e lo sostituisce all'interno della forma. Questa tecnica, soltanto nella seconda, alcuni anni dopo, verso la metà degli anni 60, si cominciò a, a parlare della possibilità di applicare questa tecnologia utilizzando come materiale di formatura eh, la silice, cioè la terra nera tradizionale da fonderia. E verso la seconda metà degli anni 70, questo processo comincia ad avere delle applicazioni di tipo industriale e soltanto nella diciamo, seconda metà degli anni Ottanta eh, questo processo trova largo ha cominciato a trovare un, un notevole impiego nella industria della produzione di serie e eh, qui in Italia la Texid, che è una società del gruppo Fiat, con la il processo den denominato Polycast, introduce questa tecnologia per la fabbricazione eh, dei, dei monoblocchi delle vetture, o almeno di alcune vetture. Allora, vediamo il processo di fusione eh, con l'uso del polistirolo eh, in che cosa consiste e poi vedremo di passare a spiegare le, eh, vedere le caratteristiche del processo denominato policast. Allora, il eh, modello di polistirolo, come vedete, è questo oggetto che qui nella figura è disegnato in giallo. Il, il modello viene sistemato all'interno del materiale di formatura. Il metallo fuso arriva dalla parte alta e entra nella parte bassa della nostra forma e sostituisce progressivamente il polistirolo all'interno della forma. Quindi il processo determina la distruzione ovviamente del modello e, e infatti all'inizio eh, questo procedimento è stato utilizzato con una, una certa regolarità per la costruzione di eh, fusioni per macchine utensili speciali cioè laddove eh, il, il modello era caratterizzato a dimensioni abbastanza elevate da forme relativamente semplici e quindi il modello di legno risultava troppo costoso per un'applicazione che poteva anche essere unica, in quanto la macchina era speciale, quindi quella fusione veniva fatta una volta e non si sapeva se si, si sarebbe dovuta ripetere nel tempo. Quindi, per produrre un singolo oggetto, produrre un modello di legno risultava troppo costoso. La fusione in polistirolo era una soluzione economicamente conveniente. Soltanto in un secondo momento questo processo viene applicato per realizzare delle forme più complesse. Ecco, a questo punto nasce un problema che adesso vedremo. Eh, che cosa succede quando il metallo fuso entra all'interno della forma? Vedete, in questa immagine, in, nella, nel mh, colore più rosso più scuro è stato indicato il metallo fuso, invece in rosso più chiaro indichiamo un'onda di calore che precede eh, il metallo fuso. Quest'onda di calore è nient'altro che il calore emesso per il raggiamento dal metallo fuso, il quale fa vaporizzare il polistirolo. Ora che cosa succede? Che esiste una zona proprio questa nella quale il polistirolo è evaporato quindi non c'è più, il metallo fuso non l'ha ancora sostituito e quindi se non, non ricorressi ad un artificio ci sarebbe il rischio che la, il materiale di formatura, eh, almeno parte del materiale di formatura, possa eh, cadere all'interno di questa zona e quindi poi aversi dei, dei, dei difetti eh, nel getto finale. Allora, per evitare questo inconveniente, il polistirolo viene rivestito in questa zona con una vernice che è nient'altro che la stessa vernice, che, o meglio, lo stesso materiale che abbiamo utilizzato nella microfusione per ottenere il guscio. Quindi, un materiale che è formato da un refrattario e eh, da un legante eh, a base di silice. Allora, questo materiale assolve una duplice funzione. La, la prima funzione è quella di resistere meccanicamente e quindi evitare che il materiale di formatura crolli all'interno della forma stessa. La seconda funzione è quella però di consentire nel contempo il, lo sfogo dei gas che si provocano per l'evaporazione del polistirolo. Questo è importante perché se... E il, i gas che si producono durante questa fase non vengono evacuati, ovviamente anche in questo caso si avrebbe la rottura della forma. Qual è il vantaggio che questa tecnologia offre rispetto alla tecnologia tradizionale? Il vantaggio è quello di poter costruire dei modelli che non hanno bisogno di anima. Ecco qui vediamo il confronto tra il metodo tradizionale ed il metodo polycast. Allora, qui sulla vostra sinistra vedete una fusione tradizionale. Il modello è costruito in due metà. All'interno della forma è stata posta l'anima e il metallo fuso, come vedete in questo caso, ha riempito le cavità che rimangono libere tra l'anima e la forma. Nel caso invece del polycast che vedete sulla vostra destra, in eh, colore giallo era stato rappresentato il modello in polistirolo, il quale viene annegato nella forma che questa volta non è più costruita in due metà ma in, un solo, in una sola parte. Vedete che non c'è bisogno di anima perché i vuoti sono riempiti dallo stesso materiale di formatura. Eh, il metallo liquido riempirà le parti che qui nella forma in questo momento sono occupate dal modello in polistirolo. Quindi, il vantaggio di questo sistema è quello di eh, permettere una realizzazione eh, più veloce della forma. Naturalmente bisogna eh, eh, automatizzare il processo di realizzazione delle forme, questo perché se il, questo metodo lo vogliamo applicare in grande serie, dobbiamo automatizzare il più possibile eh, questa eh, fase, cioè la fase di realizzazione della forma, perché dovremo fare una forma per ciascuno dei getti che produciamo. Per fare questo vediamo che è possibile automatizzare la realizzazione della forma perché si costruisce uno stampo metallico nel quale viene, che ha la forma diciamo del, almeno di una parte del, del getto che vogliamo creare nel quale viene iniettato eh, il polistirolo. Quindi con uno stampo noi riusciamo a realizzare la forma. Una volta che noi abbiamo realizzato le, la forma, ecco qui vedete i vari pezzi della forma, i vari pezzi della forma vengono congiunti assieme e formano una sorta di grappolo, un po' come nella microfusione, quindi avviene il rivestimento, la verniciatura, con la vernice che abbiamo visto svolgere questo ruolo importante eh, nella, per la qualità del prodotto finale. Dopodiché il grappolo viene inserito all'interno della staffa, la staffa viene riempita con il materiale di formatura, viene opportunamente vibrata e quindi si ottiene il risultato desiderato. Vediamo con una, su una diapositiva un esempio di grappolo eh, realizzato eh, in polistirolo con la tecnica che abbiamo descritto eh, fino adesso. Ecco, vedete i vari elementi che assemblati tra di loro eh, mediante incollaggio vengono poi collegati al bastone centrale attraverso il quale arriverà poi il flusso di metallo che trasformerà questo grappolo in polisirolo in un grappolo eh, di oggetti metallici. Abbiamo esaminato con questo le principali tecniche utilizzate per eh, la fusione dei, realizzare delle fusioni in forma transitoria. Eh, con quale criterio possiamo scegliere tra una tecnologia e l'altra? Ovviamente ci sono dei criteri di natura economica, ovviamente una fusione in terra costerà eh, decisamente di meno che una fusione realizzata in, in eh, colbox o shell molding, Ovviamente se il numero di particolari che si devono realizzare diventa molto elevato, eh, le tecnologie shell molding o call box consentono un'automazione del processo, per cui di nuovo a questo punto l'aspetto eh, economico va a vantaggio di queste tecnologie eh, più facilmente automatizzabili di quanto non sia la fusione in terra nera. Ma vediamo dal punto di vista dei risultati che si ottengono, quali è le differenze tra i vari processi che abbiamo illustrato. Ci serviamo ancora una volta di una immagine e ecco qui abbiamo, portiamo a confronto le tolleranze che si possono realizzare con i diversi metodi di fusione. Ora, ovviamente, quando parliamo di tolleranze dobbiamo fare anche riferimento ad una dimensione nominale. In questo caso eh, i valori che qui sono stati tabellati fanno riferimento a dimensioni massime del getto eh, inferiori a 500 mm tranne nel caso, come vedremo, delle della microfusione in cui le dimensioni sono più piccole. Allora, vediamo che una fusione intera consente di ottenere delle tolleranze comprese tra 5 decimi di millimetro e 4 millimetri. Se utilizziamo uno dei processi o call box o shell molding, quindi l'uso di sabbia pre-rivestita, vediamo che il, eh, la tolleranza eh, non, eh, più, eh, si di, diventa più, eh, più piccola della metà, quindi abbi, passiamo da, eh, andiamo uno zero, da un più eh, o meno 0,25 fino ad un massimo di 1,2-1,5 mm. Se andiamo sulla microfusione eh, per dimensioni più piccole, perché vedete che la dimensione massima sarà inferiore di 125 mm, eh, praticamente riduciamo quasi di un ordine di grandezza eh, le tolleranze. Quindi andiamo a tolleranze che sono dell'ordine di, di qualche centesimo di millimetro fino a qualche decimo di millimetro. Ecco, questa è una prima eh, considerazione, quindi la scelta del metodo dipende ovviamente dal, dal costo dell'oggetto finale che dobbiamo produrre, ma dipende anche dalle tolleranze che noi chiediamo al, al getto prima di avviarlo alla, alla successiva lavorazione per asportazione di materiale. Vediamo adesso eh, di riepilogare quali sono le varie fasi che eh, sono necessarie per produrre un getto. Così come eh, l'abbiamo eh, eh, present presentato nel corso di queste lezioni. Il punto di partenza è ovviamente il disegno dell'oggetto. Dal disegno dell'oggetto, eh, si passerà ovviamente al disegno del modello e della cassa d'anima e alla realizzazione materiale sia del modello e sia della cassa d'anima. Costruito modello e cassa d'anima si può passare alla realizzazione della forma e dell'anima. Una volta che abbiamo ottenuto eh, forma ed anima si può procedere alla colata. Quando il materiale si è raffreddato si, può si passa alla fase di distaffatura che in pratica consiste nel distruggere eh, la forma per estrarre il modello eh, ottenuto. Quindi, eh, si passa ad una fase che viene chiamata smaterozzatura, e cioè il getto viene liberato di quegli elementi accessori che non sono funzionali, e cioè le, ma le materozze vere e proprie, ma anche tutto il sistema di colata. Dopodiché il getto viene sabbiato in maniera da eliminare eh, il, sia eventuali ossidi, eh, parti ossidate eh, che ne, la, ne ricoprono la superficie, sia eventuali tracce di materiale di formatura che è rimasto, che aderisce ancora alla parte esterna del getto e infine si può passare al controllo di qualità per esaminare eh, se il getto è, è, è integro o se presenta delle difettosità. Prima di passare ad esaminare le ultime eh, tecnologie di fusione, o meglio sarebbe dire di colata, e vediamo ancora un problema che si verifica eh, durante la, il riempimento della forma e che è particolarmente interessante per le fusioni in forma transitoria perché può provocare delle difettosità poi nei getti. E sono i fenomeni dovuti alla spinta metallostatica che il metallo fuso esercita all'interno della, della forma stessa. Per fare questo ci serviamo ancora una volta di una diapositiva. Nella quale abbiamo schematizzato una forma molto semplice, nella quale è presente anche un'anima, e vediamo tutte le forze che agiscono sia sulla forma e sia sull'anima. Allora, per quanto riguarda la forma, siccome la forma è riempita con un liquido, vale la legge di Pascal per cui sulle pareti interne della forma si esercita una spinta che qui è indicata con F con I, in cui I può essere in questo caso 1, 2, 3 o 4, ed è uguale alla superficie esposta al liquido, moltiplicata la densità del liquido, moltiplicata l'altezza H che rappresenta la distanza del punto della superficie che ci interessa dal pelo libero della, del liquido, cioè dalla parte di liquido che si trova esposta alla pressione atmosferica. Quindi vedete che le pareti della forma sono sollecitate da queste forze F1, F2, F3 ed F4, e eh, questo comporta che, mentre le spinte F2 ed F4 generalmente sono sopportate dalle pareti della staffa, eh, le spinte F1 ed F3 tendono a aprire le due metà del modello. E quindi è opportuno, bisogna che le due metà del modello siano rigidamente fissate, altrimenti si ha fuoriuscito di liquido, formazione di bava e cattivo riempimento della forma. Per quanto riguarda l'anima, anche sull'anima si esercita una spinta metallostatica perché abbiamo questa superficie che è esposta alla pressione del liquido. Ma, soprattutto sull'anima, quello che è importante, essendo l'anima completamente immersa nel liquido, è la spinta di Archimede, indicata in questa diapositiva con la F con A, la quale sarà uguale al volume dell'anima. Quindi la parte di anima che si trova immersa nel liquido moltiplicato la densità del liquido. Se l'anima, per effetto della F con A, si muove, ovviamente si avranno poi delle difettosità nel getto prodotto perché i sovrametalli previsti, o meglio questi spessori che sono previsti di una certa dimensione, eh, li, li troveremo alterati in quanto eh, se l'anima la, la, si è sollevata troveremo questo spessore inferiore e questo maggiore, quindi avremo un getto che risulta difettoso per lo spostamento dell'anima. Quando parleremo e torneremo a parlare delle, eh, di quelli che possono essere i difetti che una fusione potrà presentare, vedremo che lo spostamento dell'anima è uno dei difetti che più facilmente possiamo trovare. Ma quanto può valere questa spinta? Beh, possiamo fare un calcoletto molto semplice eh, per avere un'idea dell'ordine di grandezza del valore di questa spinta. Se noi consideriamo una, che la, la superficie del getto sia un quadrato che abbia lato di 0,3 m2, 0,3 per 0,3 avremo una superficie di 0,09 no, m metri quadrati, quindi eh, un quadrato di 0,3 metri quadrati vuol dire un quadrato di 30 centimetri di, di lato, quindi un quadrato molto piccolo. Supponiamo che l'altezza eh, del pelo libero sia posta a 0,2 metri. Eh, la densità del materiale, immaginiamo che sia una ghisa, sia di eh, 70 kN al metro cubo. Allora la spinta, secondo la formula che abbiamo indicato F con I, sarà uguale, abbiamo detto, alla superficie moltiplicato H moltiplicato la densità del liquido. Quindi la, la superficie è 0,09, l'altezza del liquido è 0,2 e la densità del liquido è 70. Otteniamo un risultato, eh, 7 per 9 è 63, quindi sono eh, 6,3 per 0,2 viene 1,26 kN. Ora, se lo vogliamo trasformare, i kN, in una unità che ci è più familiare, anche se è meno corretta perché è l'unità corrente e non l'unità ingegneristica, quindi vogliamo passare in chilogrammi, vuol dire che su questa superficie di, di questo quadrato di lato 0,3 abbiamo una spinta di circa 120 kg. Quindi una spinta abbastanza rilevante tenendo conto che le dimensioni del getto sono piccole e che l'altezza H non è neanche troppo grande. Quindi ci troviamo in presenza di una forma di dimensioni modeste. Ecco, queste spinte devono essere eh, opportunamente bilanciate per evitare di produrre un getto difettoso. Ci rivedremo alla prossima lezione per completare l'argomento relativo alle tecniche di fonderia. diventare